Amiche e amici di BPM Power, benvenute e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di pialle elettriche e di come fare a scegliere quella più adatta. Per chi non lo sapesse, la pialla è uno strumento utilizzato nella lavorazione del legno, utile per effettuare la cosiddetta piallatura, ovvero levigarne la superficie, e per intagliare, riparare pezzi di legno e creare delle scanalature. Può essere anche utilizzata per smussare gli angoli di una superficie in legno. Ma vediamo subito come funziona. La pialla elettrica è alimentata da un motore elettrico che permette ad un tamburo, a cui sono ancorate delle lame, di raggiungere una velocità media di 16.000 giri al minuto. Le lame sono posizionate sul foro della piastra che appoggia sul legno da piallare. Infine, sulla parte anteriore è posizionato un manico che permette di regolare la profondità del taglio. Bene, detto questo, vediamo quali sono i fattori da considerare per scegliere una pialla. L'alimentazione. In commercio esistono sia pialle elettriche alimentate a batteria che alimentate a filo. Le pialle alimentate a batteria sono solitamente meno potenti rispetto a quelle alimentate a filo e hanno uno spazio di lavorazione più ridotto. Le pialle elettriche a filo, invece, sono più potenti rispetto alle precedenti e consentono di lavorare su superfici più ampie. In linea generale, una potenza tra i 600 e i 1000 watt è ottimale per svolgere quasi tutti i lavori, anche quelli più impegnativi. La velocità di rotazione delle lame. Maggiore è la velocità di rotazione delle lame, più preciso sarà il risultato finale del lavoro. Di solito le pialle hanno una velocità compresa tra i 10.000 e i 16.000 giri al minuto. Terzo, le dimensioni e i materiali delle lame. Le pialle standard hanno una lama che misura 82 mm e permettono di piallare qualsiasi superficie di dimensione inferiore o uguale a 82 mm. Ci sono poi anche lame con una larghezza fino a 180 mm, ideale per effettuare la piallatura di superfici di grandi dimensioni come pannelli e travi. Le lame possono essere di diversa tipologia, lame in acciaio, lame in alluminio e lame con rivestimento in titanio. Quarto, l'ergonomia e il peso. È importante che le pialle siano leggere e compatte per poter essere utilizzate facilmente. Tendenzialmente il loro peso oscilla tra i 2 e i 4 kg. Inoltre alcuni modelli dispongono di impugnature ergonomiche in modo da poter utilizzare l'utensile in modo confortevole e spesso sono dotate anche di gomma antiscivolo. Quinto, gli accessori. Alcuni modelli offrono accessori utili alla pialla. Per esempio esistono pialle dotate di un attacco che permette di collegare l'aspirapolvere o un sacchetto alla pialla per raccogliere i residui mentre si lavora. O ancora, attraverso il tamburo per la levigatura, è possibile trasformare la pialla in una levigatrice in modo tale da lavorare senza la preoccupazione di rovinare la superficie. Altri modelli ancora dispongono di un supporto fisso che consente di convertire la pialla in un'aggiuntatrice per svolgere lavorazioni su pezzi di piccole dimensioni. Infine, un altro accessorio è la guida, utile per realizzare tagli il più precisi possibile. Bene amici, potete acquistare la vostra prossima pialla su bpmpower.com. Sul sito troverete un vasto assortimento di marche e prodotti per tutte le tasche. Divertitevi con i filtri per trovare quello più adatto a voi e se non vi basta, contattateci, saremo entusiasti di aiutarvi. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e seguirci su Instagram. Ciao a tutti!